Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Innanzitutto buon anno, che il vostro anno sia meraviglioso, pieno di coraggio, pieno di amore, pieno di voi, pieno, ve lo auguro con tutta me stessa. Oggi sono qui per fare un video book haul, però vi farò vedere anche i regali che ho ricevuto a Natale, o almeno una parte, perché alcuni mi devono ancora arrivare e altri invece non ve li posso proprio far vedere materialmente, perché tipo mia mamma mi ha regalato una pentola per la casa nuova, insomma, dove andremo a vivere. Poi vabbè, ci sono varie novità e quindi è fuori al balcone insieme a altre cose, che quelle cose non ve le faccio vedere anche perché non c'entrano con il canale. Però vi faccio vedere il book haul compreso di regali di Natale e poi alcuni regali che ho ricevuto anche non libreschi, però che c'entrano con il canale, ricevuti da tante personcine bellissime. Iniziamo subito da una collana meravigliosa che mi ha regalato Martina del canale Martin Now, ed è questa qui di Lilo e Stitch. Guardate quanto è bella, con la scritta Ohana, con questo fiorellino, è stupenda. E l'ho tolta soltanto per farvela vedere, perché la sto mettendo tutti i giorni insieme a un'altra collanina che è un autoregalo di Natale, che è questa qui. Questa collanina con scritto S, cuoricino L, Silvia e Luca, e la porto tutti i giorni. Andando avanti, da Valentina del canale La Rossa Kicker 89 ho ricevuto due Funko Pop meravigliosi. Lasciamo perdere. Tu sai, il primo è questo qui di Animali Fantastici ed è Percival. Guardate quanto è carino il mio Percivalino. Lo volevo da un sacco di tempo questo Funko Pop, però sapete, poi escono Funko Pop su Funko Pop su Funko Pop e non l'ho mai più preso. E lei me l'ha regalato, non so come facesse a saperlo che lo volevo, perché io non ho una lista Amazon pubblica, non ho nulla. E l'altro è questo qui che ho tolto dalla scatola, perché alcuni li tolgo e alcuni li rimangono nella scatola. Questo qui di Nick Quasi Senza Testa di Harry Potter è troppo troppo bello, cioè bellissimo. E guardate la testa che si stacca, cioè non si stacca, è praticamente flessibile e si stacca dal collo di lato, è meraviglioso. Ho proprio paura di toccarlo, ho paura che si stacca, che si toglie la testa, bellissimo. Quindi grazie Vale. Ho ricevuto da Antonio Seria del canale Antonio Seria, vi metto tutti i canali magari qua sotto se mi ricordo, ho ricevuto questa bellissima trilogia di Ritorno al Futuro con tutti i bigliettini, io me li conservo sempre. È bellissima la trilogia di Ritorno al Futuro, chi non la conosce? Nessuno, penso. E c'è anche un cofane, un DVD, scusate, in più, è un extra, un bonus disc, dice, un contenuto speciale che non vedo l'ora di vedere. È bellissimo. Adesso non mi resta che comprare il Funko Pop di Doc e di Martin, quindi insomma altre spese, grazie Antonio, ma questa è una cosa meravigliosa, quindi grazie. Adesso possiamo passare alla parte librosa di questo video, perché ci sono quasi 30 libri che vi devo mostrare, quindi facciamo in fretta. Per prima cosa vi faccio vedere quello che mi hanno regalato le mie sorelle a Natale. Hanno fatto un ordine sul libraccio e mi hanno regalato 5 libri. Il primo che vi faccio vedere è questo di Stephen King e Owen King, Sleeping Beauties. Non so benissimo di cosa parla, ma sto recuperando tutti i libri di Stephen King e questo qui, mi ricordo che lessi ovviamente la trama, mi ispirava moltissimo. È veramente stupendo. Poi mi hanno preso una trilogia, che ve lo dico a fa, una trilogia che volevo da un sacco di tempo, di Josephine Langelini, e sto parlando di Attraverso il Fuoco. Questo è il primo, il secondo è credo sia Il Potere del Fuoco, dovrebbe essere il secondo, spero di non sbagliarmi, e il terzo è Il Rogo della Strega.
Questa qui è una trilogia meravigliosa, soprattutto per le copertine, poi vedremo internamente. È una trilogia che parla appunto di streghe. Dice: l'amore brucia, i mondi si scontrano, la magia regna. Mi ispirava tantissimo questa trilogia, veramente da un sacco di tempo. E poi, come ultimo libro, mi hanno regalato una Cenerentola a Manhattan di Felicia Kingsley. Comunque, questo libro mi ispirava tantissimo. Sapete che io alterno fantasy a questi libri un po' più così rosa. Mi piace come genere perché mi distrae, mi intrattiene e lo adoro. È piaciuto veramente a tantissime persone, quindi l'ho messo nella mia wishlist. Le mie sorelle l'hanno scelto e sono contentissima. Ho acquistato Louisa May Alcott, Una ragazza fuori moda. Sapete quanto io ami Louisa May Alcott e quindi ho deciso di acquistare tutti i suoi libri. Questo libro mi ricordava moltissimo Anna dai capelli rossi perché parla di questa ragazza Polly, che è una ragazza molto allegra, che mette allegria nella sua casa, una ragazza che appunto non veste alla moda. Mi piaceva molto e tra l'altro questa edizione è perfetta perché matcha perfettamente con quella di Piccole donne che possiedo. Con tutti questi ordini di IBS, Libraccio, ma non mi ricordo bene da dove vengono questi libri, ho ricevuto il regalo da IBS, però questo me lo ricordo, questa maglietta bellissima. Se acquistavi dei libri giunti ti davano il regalo questa maglietta, e dice: leggere per esistere vuol dire diventare lettori selvaggi. Me l'hanno messa nel carrello stesso loro acquistando dei libri giunti, felicissima me che me la metterò assolutamente prestissimo. Poi un altro regalo di Natale, un regalo di Natale di Maria Cristina, una ragazza dolcissima. Ho qui il suo bigliettino di auguri. Maria Cristina mi ha regalato, e ti ringrazio tantissimo, la duologia di Colleen Hoover, ovvero Le coincidenze dell'amore e le sintonie dell'amore. Adoro questi due libri, erano in wishlist da tantissimo tempo e io adoro il modo di scrivere di Colleen Hoover perché riesce a trattare temi importanti in maniera magistrale, secondo me. Un altro regalo, stavolta della Giuggiola, la mia amata Giuggioletta. La mia piccola Giuggiola mi ha regalato un libro di Sophie Kinsella, Ho il tuo numero, in questa edizione in copertina rigida che io adoro, poi di questo arancione spettacolare, è bellissimo. Sempre qui il bigliettino che io uso come segnalibro e adoro tutti i libri di Sophie Kinsella, li colleziono, quindi ti ringrazio per aver ampliato la mia collezione Sophie Kinsella. Vi faccio vedere i due libri che mi ha regalato una ragazza che mi segue sul canale e veramente sono rimasta senza parole. Mi ha mandato una lettera bellissima dove ho pianto come se non ci fosse un domani e mi ha regalato due libri e due segnalibri meravigliosi. Vi faccio vedere i primi segnalibri. Questi qui sono i segnalibri di Irma, di Witch, e questo qui di Sabrina Spellman del telefilm su Netflix, Le terrificanti avventure di Sabrina, e sono bellissimi questi due segnalibri. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Sono bellissimi, li sto usando tantissimo. Infatti li ho rimessi qui solo per farveli vedere, e veramente i due segnalibri più belli del mondo. E mi ha regalato anche due libri. Uno è Endgame, The Calling di James Frey e Nils Johnson Shelton, un libro che tra l'altro volevo sempre leggere perché è un distopico, però non l'ho mai acquistato, non so per quale motivo, e mi ispira veramente tantissimo, pieno di simboli dentro, mi intriga tanto tanto tanto. E l'altro è I misteri di Chalk Hill di Susan Goga. Questo qui è un thriller che mi intriga veramente tantissimo e dice: nella piovosa campagna inglese, una storia romantica e misteriosa dove brivido e sentimento si intrecciano in un crescendo di colpi di scena. Cioè, adoro. E quindi grazie mille per questi due meravigliosi libri. Questo qui è un omaggio di Vittoria Agostinelli che mi ha regalato I figli della follia. Questo qui rientra nel book haul, anche se l'autrice mi ha omaggiato di questo libro. Lo leggerò molto presto. Questo qui è un libro fantasy gotico. Comunque lo leggerò presto e vi farò un wrap up dove ce lo inserirò dentro e ve ne parlerò meglio. Passiamo poi a due regali che mi ha fatto mia mamma. Mia mamma
mamma sa quanto io ami cucinare, i libri di cucina, e me ne ha regalati due. Uno è Frien e Magnan, le mille e una ricetta, tutte ricette napoletane. E abbiamo un altro libro di Veronica Gentile, La buona cucina, 600 ricette di tutta Italia, menù per le tue occasioni. Adoro, veramente. Poi passiamo a due libri che mi ha prestato però mio zio, ve li faccio vedere perché lui legge tantissimi thriller, e mi ha prestato di Tess Gerritsen, Il chirurgo, che però ho scoperto essere una serie infinita di libri, tipo 11. Inizierò da questo qua, vediamo. E l'altro è Un delitto quasi perfetto di Jane Shemelt. Parla di una famiglia, l'apice della carriera. E succedono delle cose, mi pare che il figlio scompare, viene rapito, comunque intrigante anche questo qui. Questo qui invece è un altro regalo che mi è arrivato da Erika del canale Ridu ed Erika, e questo qui è un libro meraviglioso, cioè lo voglio leggere assolutamente prestissimo perché è un libro di un autore che io amo profondamente, ovvero David Mitchell, e sto parlando di Le ore invisibili. Questo qui è un libro che ho sempre visto in libreria di David Mitchell, però non ho mai acquistato perché avevo paura, vi giuro che avevo paura di acquistarlo perché ho detto oddio, se mi delude dopo Glow Atlas, non so se posso leggere altro di quest'autore. Però sono contenta che Erika me l'abbia regalato perché mi intriga tantissimo. Dovrebbe essere un distopico comunque, perché un nuovo viaggio cominci, un vecchio viaggio deve finire, più o meno. Dovrebbe essere tipo viaggi nel tempo. Non vedo l'ora di leggerlo, mi ha fatto anche la dedica. E poi mi ha messo dentro un bellissimo bigliettino e questo meraviglioso segnalibro con una frase di Claude Atlas, una delle mie preferite, che dice: "Tutti i confini sono convenzioni in attesa di essere superate. Si può superare qualunque convenzione solo se prima si può concepire di poterlo fare." Mamma mia, grazie di cuore Erika, veramente è uno dei regali più belli. Andando avanti, abbiamo il quarto volume di Witch, della serie Art Edition di Mirka Andolfo. Questo qui è il quarto, deve uscire il quinto, quindi sono perfettamente in orario, in riga, in precisione con tutte le uscite. E questo appunto è il quarto volume, che secondo me questa qua è una delle copertine più belle. Poi sulle bancarelle ho acquistato con mia mamma Sissi di Nicole Avril, è una vecchissima edizione questa qui che usciva col Corriere della Sera, no, con Famiglia Cristiana, vabbè, e mi intriga molto la storia della principessa Sissi, e non sapevo per esempio fosse nata il 24 dicembre, la vigilia di Natale, non iniziando un pochettino a leggere, mi intriga molto. Un altro libro che ho preso su Facebook invece è Il Club delle Prime Mogli di Olivia Goldsmith. Da questo libro è stato tratto un film bellissimo che vi consiglio di vedere. Io il libro ancora non l'ho letto, quindi non so se è diverso dal film. In ogni caso, fa troppo ridere il film, è una commedia che però ti fa anche riflettere. Questo libro parla di tre amiche, Brenda, Elise e Annie, e che appunto vengono lasciate e quindi si ritroveranno a vendicarsi dei loro mariti. Adesso passiamo a una carrellata di Stephen King. Sono quattro libri che ho recuperato tra scambi e acquisti. Il primo scambio è stato Stephen King, Carrie. Questo libro è stato il primo libro letto nel 2019 perché ho finito Miracolo in una notte d'inverno, che lo tengo qui, e ho iniziato poi Stephen King, questo qui di Carrie. Questo qui dovrebbe essere il primo libro scritto da Stephen King, non vorrei dire negaziate. Comunque l'avevo iniziato, sono a pagina 15, non è che l'ho abbandonato, anzi perché non ho letto niente, quindi non è che non mi è piaciuto così così, però ho detto: "Oh mio Dio, sono ancora nel mood Jingle Bell Rock, non lo so, aspetta, c'è troppo splatter, magari lo inizio a fine feste." Però in realtà lo sto continuando a leggere, sono arrivata a pagina 15 e come al solito King, cioè, mi fa venire angoscia che non si ha un'idea.
Poi ho recuperato, questo qui l'ho acquistato su una bancarella sotto casa di Luca, La tempesta del secolo, che mi intriga tantissimo questo libro, infatti ero indecisa se iniziare questo o Carrie. Questo libro dice: un'isola fuori dal mondo, una memorabile nevicata, un terribile omicidio, un assassino molto paziente. Mi intriga proprio tanto, tanto a 6 6 6. Poi uno scambio, L'acchiappasogni, e questo qui è un bel mattonazzo, anche in pessime condizioni, però siccome era uno scambio ho detto vabbè, lo prendo. E anche qui parliamo di orrore, sradicamento del male tra sogno e realtà. King affonda il coltello della sua prosa fino all'ultima pagina, colpendo a sangue i mostri che abitano in noi. Quindi grazie King per questi mattonazzi che non finirò mai. Parlando di mattonazzi, si finisce con It, sempre uno scambio, anche questo in non bellissime condizioni, insomma, guardate. Però, cioè, It in scambio, ho detto vabbè, lo prendo, anche perché poi dentro alla fine è tranquillo, non è rovinato. E poi finiamo con un libro che mi ha mandato la Newton Compton, sapendo secondo me il mio amore per i dolci, e sto parlando delle ricette della nonna, la cucina di una volta, i piatti che fanno tornare bambini. Dan dan dan. Tra l'altro mi aspettavo un libro piccolino, invece è un mattonazzo gigante, cioè gigante, e adoro perché appunto ho avuto tantissimi libri di cucina, dentro è anche illustrato con fotografie. E ho ricevuto tantissimi libri di cucina questo mese, quindi mi stanno proprio dicendo ingrassa. Vorrei farvi vedere delle cosettine che mi sono autoregalata, che ho comprato da Zwicky. Vi faccio vedere per prima cosa questa maglia, cioè questo giacchettino blu, morbidissimo e bellissimo. Non vedrete molto, ma potrete vedere e apprezzare questa manica, super morbidosa, a sbuffo e con questa fantasia, veramente un giacchettino molto molto bello, caldo. E poi due magliette dei Queen. La prima è questa qui che io adorerò mettere sui jeans quest'estate. Guardate quanto è bella, tutto merchandising ufficiale. I want you break free, bellissima, sui jeans maglietta bianca a mezze maniche, perfetta. E poi questa maglia corta, questa felpa corta in realtà, perché è cortina. Se alzo le mani mi arriva sotto al seno la maglia. Ed è sempre dei Queen, con questa scritta bianca, e c'ha la manica un po' a pipistrello, quindi sotto l'ascella è bella larga la maglietta. Luca invece per Natale mi ha regalato due cose. Una sono le scarpe della Fila, che volevo da tantissimo tempo. Le adoro perché sono tipo a carro armatino, sono bellissime. Le abbiamo comprate con il Black Friday, quindi io già sapevo che le avrei ricevute, però costavano veramente pochissimo col Black Friday e le abbiamo acquistate. E poi mi ha regalato due Funko Pop che arriveranno dal sito Pop in a Box, quindi vi farò più avanti un unboxing. E poi ci tenevo tantissimo a farvi vedere la sciarpa che ho finito insieme a mia mamma di Newt. Guardate com'è venuta bene. Da 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 da. È finita e l'adoro, è sicuramente imperfetta perché un po' l'ho fatta io, un po' l'ha fatta mamma, ma è troppo troppo bella. Adesso devo soltanto attaccare qui alla fine un simbolo di Animali Fantastici o qualcosa, insomma, che riguardi Newt. Benissimo, il video finisce qui, ci vediamo nel prossimo video, lasciatemi tanti commentini, scrivetemi se questo video vi è piaciuto, quali libri vi sono piaciuti, quali libri vorreste acquistare, veramente commentate perché io adoro leggere i vostri commenti. E vi ricordo che qui sotto nell'info box ci sono tutte le informazioni per seguirmi su altri social come Instagram, la pagina Facebook, il gruppo di lettura con SissiTube, che è molto importante. Siamo 300, ma è un piccolo gruppo di lettura che adoro e si chiama appunto gruppo di lettura con SissiTube. Se non l'avete attivata, attivate la campanella, così potete ricevere in ogni momento la notifica che SissiTube ha pubblicato un video. Quindi che culo, attivate la campanella. Detto questo, buon anno a tutti e ciao ciao!